È stata un'estate di furti nella nostra provincia, furti commessi, sospettati, segnalati. E che cosa è successo nella nostra provincia? Ne parliamo oggi con Marco Pasquini della PM Allarme. Allora, una marea di segnalazioni, alcune vere, alcune false, alcune purtroppo andate a buon fine. Come mai? Purtroppo in questi giorni, quindi non solo passate ma anche presenti, c'è questa banda che si muove qui nelle nostre zone e diciamo usa questo sistema, fra virgolette, detto in aretino del succhiello, quindi che fa il buchetto, in realtà viene fatto con un piccolo avvitatore e una punta legno, e quindi poi con un attrezzino apre le persiane e si introduce all'interno degli appartamenti anche con la gente che sta dormendo, riposando, quindi insomma abbastanza sgradevole anche il fatto di potersi trovare i malviventi vicino. Come si può cercare di arginare questo fenomeno, cioè per proteggere la propria casa? Ora, al di là dei sistemi classici, antifurto, telecamere, c'è qualcosa che si può fare in economia, ecco? Sì, in economia una regola che io davo 35 anni fa, la famosa boccettina di succo di frutta piccolina. Perché? Perché uno, diciamo, la appoggia dove c'è la possibilità nel davanzale, quindi che sia che la finestra sia chiusa sia che sia leggermente aperta, diciamo il malvivente comunque per entrare dentro l'appartamento apre sempre o passa attraverso il vetro, ma la porta deve essere molto grande, e quindi aprendo la finestra fa cadere la boccettina che fa rumore e quindi dovrebbe, diciamo, allertare i proprietari. Come vedi questo nuovo fenomeno di, come dire, di tam-tam per destare attenzione? Allora, questo fenomeno qui, che purtroppo ora con l'avvento del web diciamo sta esplodendo, è un po' falce martello, nel senso che per quello che riguarda le forze dell'ordine sicuramente ci sono delle immagini prese dal telefonino o dei sistemi di videosorveglianza e vengono utilizzate chiaramente, oppure dei furti che vengono, fra virgolette, trasmessi in diretta, chiaramente allerta il vicinato e quindi avrebbe un senso logico. Il problema è che si va a scontrare in maniera pesantissima, quindi c'è anche un rischio denuncia, con il garante della privacy, con le normative, perché uno non può assolutamente divulgare immagini non autorizzate, anche se dice ho preso la... Come prima parlavamo assieme, dice la targa dell'auto che ho visto, che è un ladro, è la targa di un ladro veramente. Cioè, voglio dire, se viene divulgata una targa sbagliata, un numero sbagliato, una foto sbagliata, lei pensi dietro che potrebbe essere la macchina sua o mia, che non c'entriamo nulla quello che c'è. Quindi molta attenzione all'uso, poi si vede in questi giorni, no, con questa polemica che è venuto della divulgazione delle immagini di quel fatto di Palermo. Molta attenzione, perché poi insomma screditare una persona per una notizia non vera diventa un problema. Il consiglio che do io, che abbiamo sempre dato ai nostri clienti, che do anche insomma a tutte le persone che conosco, è queste immagini, se uno ha la possibilità o la fortuna di riprenderle, di consegnarle ai carabinieri, che è l'unico, o carabinieri o forze dell'ordine, che è l'unico, che sono gli unici organi preposti per poterle gestire, perché si fa l'autorizzazione dal magistrato per poterle valutare. Non si può fare giustizia da soli, questo non è possibile.